Ciao, io sono Ketty D'Amico, sono una scrittrice e vengo da Reggio Calabria. Mi trovo qui al Salone Internazionale del Libro di Torino perché ho pubblicato con la Chance Edizioni tre libri. Il primo libro di cui vi voglio parlare, che è il primo pubblicato, è La Camelia Nera, un horror. Questo libro tratta di un marito e una moglie che dopo tanti anni si trasferiscono in una nuova casa e in questa casa, nella soffitta, succedono una serie di cose per cui, clic, la botola si chiude e improvvisamente chi lo sa. Il secondo libro scritto invece è una favola moderna, Non mi odiate ma io volevo uccidere l'albero di Natale. È la storia di Anna, una bimba di 4 anni, raccontata dalla stessa Anna all'età di 39 anni. Vuole uccidere l'albero di Natale perché Anna è una figlia unica e l'albero di Natale durante il periodo delle feste ruba le attenzioni degli adulti rispetto alla bimba e quindi lei pensa che per poter riportare tutto alla normalità la sola cosa che può fare è uccidere l'albero di Natale. E infine l'ultimo libro, che poi è l'ultimo che è stato pubblicato, è La notte delle favole cadenti, sempre una raccolta di favole brevi e lunghe, che ha come protagonista i classici personaggi delle favole, quindi i topolini, il cagnolino, ma ci sono anche i topolini che vivono sulla luna e tutte le sere ne rosicchiano una fetta, e ci sono anche gli uomini che non sanno più sognare. Che cosa dirvi? Venite con me e imparate a sognare insieme a me.